Siamo qui sempre a Torre Annunziata, come secondo spettacolo abbiamo visto qualcosa di straordinario, la compagnia dei folli, trampolieri, adesso facciamo, diamo voce anche a loro perché ormai io non posso parlare più. Ok, ciao ragazzi, da dove venite? Ciao, veniamo tutti da Ascoli Piceno. Ascoli Piceno Arche, lei, ho voluto le due cattive, il malefico, la malefica, quale parte facevi tu? Allora, io stavo a terra e aiutavo i trampolisti con catene, fiaccole. Esatto, quindi il vostro spettacolo è circense o come lo volete definire? Teatro di strada e d'immagine, non è uno spettacolo proprio. Siete una compagnia però che chiaramente balla. Sì, facciamo anche trampoli, circo, fate circo, questo, un po' circense. Questo spettacolo qui non era circense ma era spettacolo con trampolisti, quindi teatro d'immagine, di effetti pirotecnici e... di strada, un teatro sopra, di strada. No, di strada, ragazzi di professione. Le cose che avete fatto, un vostro curriculum, praticamente dovete essere prima tutto sportive. Sì, assolutamente. Delle persone sì. Che fanno una certa... Sì. Ma noi siamo anche circensi, ma non in questo spettacolo che avete visto. Siamo Senti, una ma circense ora che fanno quelle cose... come si chiama quella danza? L'acrobatica aerea. Sì, l'acrobatica aerea. Sì. Il Circo Soleil lo fa? Cirque du Soleil, sì. Sì, ma il Circo Soleil non l'ho mai visto purtroppo, lo andrò a vedere quando capiterà. Sono francesi? Sì, sono francesi. E vi ispirate a questo? Noi siamo nati lo stesso anno del Cirque du Soleil, però abbiamo preso strade differenti. E ci siamo anche noi sperimentati, facciamo anche noi spettacolo di acrobatica aerea, utilizziamo le gru, le mongolfiere, ci appendiamo in tutti i modi, facciamo vertical dance. Siamo una compagnia, diciamo, molto... Quanti ne siete, ragazze? Più o meno una ventina in totale. Sì. C'è un regista, una persona, ecco, anche la signora è stata bravissima. Sì, ma i trampoli, su trampoli, sì, la trampolista. Trampolista, venga. Venga signora, venga, lei è stata il bene, sì, rappresentava in un certo il bene. Senso, sì. E quindi la luce. Qual è la difficoltà maggiore che sentite di avere quando siete sui trampoli a fare anche delle cose con un clima non troppo piacevole, tipo stasera c'era umidità, quindi c'è anche pericolo. Sì. Allora, la freddezza dei muscoli, quindi il muscolo non risponde bene. Quando è bagnato abbiamo sempre difficoltà perché possono scivolare i trampoli. Avete quindi... anche delle maschere, quindi anche la visibilità. Sì, la visibilità non ridotta, tanto, no. Però il pavimento quando è un po' sdrucciolevole oppure scivoloso, allora sì, abbiamo più difficoltà. C'è qualcuno dell'est tra di voi? No, io credevo... siamo tutti no. Marchigiani. Marchigiani, quindi siete amici del mio amico che è Giullar Giocoso. Però il Giullar Giocoso non è come voi, penso, è una compagnia di teatro e anche comunque di acrobazie con fuoco. Sì, venite più spesso a Napoli, vi chiameranno? Beh, siamo stati diverse volte qui a Napoli, a San anche Giorgio nei castelli? Cremano. Anche nei castelli? No, nei il Giullar Giocoso è stato nel castello di Nauro, che è bellissimo, no. Di rievocazione storica. Voi ne fate tante nelle Marche, giusto? Sì, di rievocazioni storiche, sì. Grazie, tu invece no, aspetta, voglio sapere dalla grandissima malefica strega che mi è venuta vicino col fuoco, pensi che sia questo adatto anche ai bambini? O sì, io? Assolutamente, sì. È molto meglio vedere voi che un cartone animato di quelle delle anime. Spero di sì, vabbè. Diciamo. Non allora, ci siamo anche dal vivo, quindi... Ragazze, allora vivo. Salutate il mio poco pubblico, ma spero che diventerà un ampio pubblico, perché meritate tanto. Grazie mille. E soprattutto qui non si vedono queste cose, si vedono più al centro Italia, quindi rievocazioni storiche, queste cose qui. Quindi con l'auspicio, ditemi qual è la vostra pagina, quindi fatevi un po' di pubblicità. Su. La pagina Compagnia dei Folli. Alza la voce! Compagnia dei Folli, abbiamo anche un sito web dove potete andare a vedere tutti i nostri spettacoli. E i programmi. Video, sì, i programmi. E su Instagram siamo sempre Compagnia dei Folli, basta che ci seguite, noi speriamo di vedervi tutti quanti nei prossimi spettacoli. E se dovessero chiamarvi, come vi potete far contattare? Tramite... Si contattano i comuni, mail, ma i comuni, dai più comuni, spesso i comuni, dai comuni, no, anche dai privati, no, dai privati.
anche i privati sì, sì. chiamano spesso, facciamo matrimoni, anche matrimoni sì. Che bello. Piccoli eventi, insomma. Per me è stato un grande evento perché io li vedrei sempre. Siamo molto versatili, ci riusciamo. Siete molto bravi, non tanto versatili. Nelle grandi piazze, ma anche nelle piccole situazioni, quindi riusciamo sempre. Ti chiami? Ti chiami? Silvia Valenti. Silvia Valenti. Io Veronica Grilli. Non trampolista, non trampolista. Trampolista signora Cinzia Tassi, socia fondatrice della compagnia di Corni da 34 Cinzia anni sui trampoli. Tassi. Tassi. E sei la prima che è una fondatrice. Una delle prime a salire sui trampoli, nonostante infortuni, gravidanze, eccetera. Immagino. Sei favolosa, siete favolosi. Grazie. Vi ringrazio, grazie. Ragazze. Buona vita. Grazie mille. E vi seguiremo. Grazie, gentilissimi. Ciao, ciao, ciao.